In questa puntata, guardate che carina. Ci Oh cazzo! Corri, 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 corri. Non ti muovere. Sarà veloce e indolore. E salve a tutti ragazzi, bentornati su Ark Scorched Earth. Sì, la gente caga quando faccio l'intro proprio subito. In questa puntata cercheremo di farci una casetta e la faremo di terracotta, che penso sia la risorsa primaria qua in giro. O meglio, è un'esclusiva di Scorched Earth perché ci serve la linfa di Cactus che adesso non riusciamo a prendere perché lui prende la sabbia e le pietre. Ma ah, vabbè, l'importante è esattamente. E niente, ragazzi, ci proviamo. Così saremo un po' più larghi, un po' più tranquilli. Iniziamo a mettere un po' di cose che ci servono per craftarci roba un po' più avanzata. E vediamo un pochino cosa riusciamo a fare. Se c'è tempo, magari andiamo anche a cercare un po' di ferro, vediamo. Allora, intanto quella roba lì sta facendo. Vediamo un pochino cosa riusciamo a fare di terracotta. Allora, ci serve poi, ok, l'argilla, madonna. Ne vuole davvero un sacco, ragazzi. Io che pensavo di averne fatta abbastanza. E fibra, legno e tante altre cose. Ok, e paglia. È il momento di testare i nostri amici. Vediamo un po' come farmano queste risorse. Allora, mamma mia, sei proprio grosso. Sei proprio grosso. Vediamo un pochino legno. Oh, ottimo per la paglia. Decisamente. Oh mio Dio, santissimo. Ha droppato il finimondo, ragazzi. Incredibile. Ma poi ti devo aumentare subito il peso. Mamma mia. Direi che con questo siamo a posto per un bel po'. Guardate qui quanta roba! Oh, incredibile, ragazzi. È incredibile. Fantastico, fantastico. Fantastico, assolutamente fantastico. Questo ci sveltirà di molto le... i movimenti. Ragazzi, la sella per l'imantria. Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, posso craftarli queste cose. E anche per l'anchilosauro. Non male, ma non siamo ancora pronti per tamarli. L'imantria magari poi possiamo provare. Tanto la sblocchiamo, poi vediamo. Ok. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, a fare la base della nostra casetta. Bella storta. La volevo un po' più vicina, ma va bene così, tanto possiamo sfruttare tutto questo spazio per fare cose, quindi per adesso va bene lì. Allora dobbiamo pensare ai muri. Allora, qua ci sarà un'entrata, direi due finestre, sì, tre finestre. Il resto muri normali. Quanto la facciamo alta? Sarà più piani? Non ci saranno più piani? Bella domanda. Non ne ho idea. Direi che per il momento la facciamo alta 3 e va bene così. Ok, inizia a prendere un minimo forma, ragazzi. Quanti muri facciamo? Quanti muri facciamo allora? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E poi tutto il perimetro sopra. No, partiamo con 6, dobbiamo raccogliere altra dannata sabbia. Oddio, ragazzi, non riesco a vedere più una ceppa. Adesso forse è il caso di iniziare a metterci la torcia. Che cosa è successo? Che cosa è successo? Perché la mia tenda è esplosa? Bene ragazzi, non so cosa sia successo, noi comunque ci mettiamo un altro sacco a pelo qui. Non ho idea di cosa è successo alla mia tenda, si è distrutto anche tutto questo. Già, il nostro mortaio e pestello è andato.
Bene ragazzi, è giorno, abbiamo raccolto praticamente risorse per tutta la notte, davvero sta prendendo una vita fare questa casetta. Però direi che ci siamo quasi. No, ne manca uno. Oh ragazzi, guardate un po' lì, abbiamo un beacon, stavolta dovremmo essere tranquillamente in grado di prenderlo. Ci andiamo a farci un giro da queste parti. Piccola pausa dalla costruzione della casa. Chissà cosa ci sarà dentro. Speriamo ci sia roba utile. Ottimo, ragazzi, ci è andata strabene. Questo è un progetto, ormai ce l'ho, quindi non mi serve molto. Bene, bene, bene. Questo falcetto ci servirà molto a prendere fibra. Davvero niente male, davvero niente male. Oh ragazzi, guardate un po' Topo Gigio cosa sta facendo. Sta tipo scavando a terra. Se ricordo bene, questo qua vorrebbe dire che sta per arrivare dalla pioggia. Vero Topo Gigio? Guarda come voli bene. Beh, diciamo che non ci dispiace che arrivi la pioggia. Qua abbiamo quasi finito la casetta, ragazzi, davvero manca proprio poco poco. Adesso vedremo di concludere il tutto. Che cazzo succede? Ah, pensavo fosse pioggia, invece no. Vediamo di concludere in fretta questa casa. Mamma mia, quanto fa caldo! Proprio pesante. Oh, appena in tempo ragazzi. Eh sì, è ancora un po' da arredare, un po' spoglia, ma è comunque dai, una casetta un po' migliore. Oh, è finito. Adesso, ecco qua il tocco finale ragazzi. Oh là, ce l'abbiamo fatto, togliamo Andromeda dal retro. Guardate che carina. Bene ragazzi, eccoci qua, abbiamo messo qualche mobilino, abbiamo messo qui una specie di conservatore, una specie di frigo, non proprio un frigo moderno, ma comunque ci aiuterà a conservare meglio le nostre varie cibarie e oggetti consumabili, un armadio, un letto abbastanza sgangherato e adesso abbiamo messo una cucina qua. Dobbiamo ancora aggiungere qualcosina, tipo un banco da lavoro, e per fare quello ci servirà ferro, quindi adesso magari andiamo a farci un giretto e vedere se riusciamo a trovare un po' di ferro. Allora, direi di iniziare a provare in questa montagnetta che abbiamo davanti casa, perché penso possa tenerne un pochino. Bingo, ragazzi, abbiamo trovato la roccia che ci serve. Proprio questa. Adesso possiamo raccattare un po' di ferro. Purtroppo finché non ci facciamo il piccone in ferro, potete vedere, raccogliamo più pietra che altro. Ehi, come ti permetti di attaccare? Beccatelo. Grande Andromeda, cazzo, fatti rispettare. Sto bastardo. Schifo di insetto. Oh, mi puoi dare un po' d'acqua, per favore? Grazie. Schifoso. Bravo, Ciccio, bravissimo. Sei stata proprio brava. Non ti ha tolto neanche così tanto. Che livello era sto schifo al livello 8? Ok, direi di tornare per il momento a questo punto. Tanto abbiamo abbastanza metallo per farci i primi utensili del mestiere. Così poi torneremo qua con gli utensili di metallo e riusciremo a droppare meglio. Abbiamo un sacco di polvere pirica e via. Ora ragazzi, un po' di pazienza e dobbiamo aspettare che il metallo si faccia. Eccoci qua ragazzi, l'abbiamo fatto finalmente. Ho spostato anche un po' il materiale per stello perché sennò non ci stava. Bene ragazzi, è il momento di cambiarci d'abito. Ok, molto bene. Diamoci un'occhiata.
Ok, a parte la barba, direi che ci siamo. Mancherebbe solo il cappellino. Molto bene. Adesso dovremmo resistere un po' meglio al caldo, finalmente. Perfetto, ragazzi. Allora, piccone, fantastico in ferro. Accetta, fantastico in ferro. Una. No, questo è il boomerang. Una fantastica picca in ferro che sicuramente non si spaccherà facilmente come quella in legno. Ma la cosa più bella, finalmente abbiamo una balestra. Questo vuol dire che possiamo iniziare a tamare qualcosa di un po' più importante. Comunque, adesso a me piacerebbe avere una farfallina di quelle che volano. Perché ho bisogno di qualcosa che mi aiuti a volare per trovare altri materiali che mi servono. Ragazzi, mi riempio soltanto più la borraccia e adesso andiamo a farci un giretto, vediamo se troviamo la farfallina. Allora, se ricordo bene, dovrebbe essere un po' più a nord. Speriamo di non trovare troppi problemi. Oh cazzo! Corri, 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 corri! Leaf! Leaf! No! Leaf! Leaf! Fottuto bastardo! Fottuto bastardo! Eh sì. Leaf. Perché ti sei buggata davanti a lui, brutta stupida? Fottuto golem bastardo! Bastardo. No, merda, devo passarci davanti. Devo passarci davanti. Moriremo, 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 moriremo. Corri, 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 corri,
Corri, corri, corri, corri, corri. Basta, non ci inseguire. Eccoti là. Oh. No, no, non lo uccidete, please. Oh, che degenero, ragazzi, là sotto. Che degenero. Ah, però ce n'è due. Approfittiamo del casino. Che livello sei tu? Ah, buona merda, vorrei l'altra, mi piacciono anche di più le ali. Che livello sei? 12. Vabbè, meglio di niente. Non ti muovere. Sarà veloce e indolore. Lo so, dai, resisti. Ok, bravissima ciccia. Di qua, se rallenti. No, no, non ci provare. Bastardo di merda. A few moments later. Bene, bene, bene. Allora, ti mettiamo subito la sellina. Pigliati anche questa, che non me ne faccio niente. Oh là, ragazzi. Sono
Sei un maschietto, come ti chiamiamo? Oh, scusa. Oh, non è così lenta. Qui. Ok. Ah, le caga proprio di sotto. Ok. Però gli consuma un sacco di vigore. Siamo arrivati, ovviamente il nostro pulsa ha individuato qualcuno di minaccioso. Oh, finalmente. Vieni qua, dove vai? Oh, che carina. Abbiamo perso un fidato compagno. Diciamo che adesso i raptor sono le nostre principali risorse di caccia e difesa, quindi penso che come farà giorno andremo a prenderne altri. A few moments later. Un'azione ragazzi, è arrivata una tempesta di sabbia. Mi stavo cercando di tamare qualcuno. Questa roba ci impedisce di scattare e ci prosciuga pure il vigore, ragazzi. Dobbiamo tornare a casa in fretta. Tanto ne abbiamo presi due. Quindi abbiamo ricoperto la perdita di Leaf. Ok, il nostro amichetto ha trovato dei nemici laggiù. Non ho idea di cosa siano. Ah, altri raptor. Possiamo provare a prenderli da qua. No, non andate di là, raga. Cazzo, tornate qui. Non ti accorgi che forse dovevi fare più finestre. Fermo, 52, ottimo. L'altro? No, l'altro è caduto come un idiota. Bene. Allora, uno qui. L'altro qui. Ok, intanto vediamo un pochino cosa serviva già per le selle dei raptor, fibra, legna, pelle, dovrei aver tutto. Bene ragazzi, mi ha sbloccato anche l'armatura in ferro, però per adesso non ci interessa. Abbiamo le selle per tutti, intanto gli mettiamo anche questa gentaglia qui, dopo vi do i nomi e tutto il resto. Ed eccoci qua ragazzi, io ho dato anche un nome a tutti loro. Li ho messi più o meno in ordine, sì, sono in ordine, no, a parte Cinder e Nira, non sono tutti in ordine, gli ho dato anche dei nomi. Bene, abbiamo il nostro maschione alfa, abbiamo anche il bonus di coppia, che sarebbe quel cuoricino che vedete lì. Quindi direi che questo è il nostro branco di raptor belli carichi e pronti, che cagano come se non ci fosse un domani. Bene, direi che ci siamo andati molto sopra, adesso io bevo una sorsa. Bene ragazzi, che dire? Per oggi direi che va bene così. Abbiamo preso un po' di gente, abbiamo preso la farfallona, devo ancora dare più un nome, mannaggia ragazzi, devo ancora pensare un nome per questo coso ciccione. E niente, la prossima puntata tameremo sicuramente qualcos'altro, magari qualcosa di più grosso, cercheremo qualche risorsa per continuare a migliorare il nostro equipaggiamento, la nostra casa. E sicuramente andremo a prendere altro ferro. Bene ragazzi, per oggi è tutto, io vi saluto, noi ci vediamo al prossimo episodio.